Buon pomeriggio a tutti. E oggi noi studenti dell'Istituto Massimiliano Amadou abbiamo avuto l'opportunità e quindi l'onore di intervistare Ali Enzani, l'autore del libro Stanotte guardiamo le stelle. E dunque chiedo al signore Ali se ha più rivisto persone che hanno segnato una svolta nella sua vita, come Ahmed, il suo compagno di infanzia, insomma di scuola di infanzia, o la famiglia turca che lo ha aiutato molto in un momento molto difficile dopo la morte del fratello, la famiglia che lo ha aiutato appunto ad Istanbul. Buonasera a tutti. Praticamente dopo, quando io ho perso i miei genitori, sono andato via dall'Afghanistan e non ho più avuto contatto con questo mio amico di infanzia, Ahmed. Perché non avevamo un numero del cellulare, non avevamo un'email, non avevamo un contatto, quindi non ho avuto più contatto con lui. Invece con questa famiglia turca sì, ho il suo numero di telefono, quindi ho contatto, spesso ci sentiamo, lui è stato molto contento di avere riuscito a superare tutto ciò che anche il mio obiettivo che ho raggiunto, mi sono laureato, ho pubblicato questo libro, quindi ci sentiamo spesso. Bene, questo è proprio il tema anche dell'immigrazione, comunque, che lei ha vissuto in prima persona, soprattutto in un momento difficile, quale quello dell'adolescenza. Certo. E il tema dell'immigrazione e della guerra. Infatti noi vogliamo proprio chiederle che cosa ne pensa di questo tema, soprattutto legato anche alla visione italiana, in quanto l'Italia è il luogo dove molti immigrati si recano. Innanzitutto io ogni tanto, proprio spesso, faccio domande a me stesso. Le cose che vedo mi fanno ridere come un bambino, le cose che vedo mi fanno piangere come un uomo. Dico, com'è possibile? Com'è possibile che 10-13 anni fa, quando sono venuto io verso l'Europa, succedeva lo stesso questa tragedia nel mare, morivano centinaia di migliaia di immigrati. Ma oggi ancora non sono riuscito a risolvere la comunità internazionale questo problema. Solamente la comunità internazionale fanno un incontro a Bruxelles o agli Stati Uniti, all'ONU, solamente fanno un incontro per fare un accordo con la Turchia o con la Libia, demandare agli immigrati lì a sostenere. Ma soluzione migliore non è così, non si può risolvere il flusso di immigrazione è così. Ma la soluzione migliore è che la comunità internazionale devono prendersi la responsabilità di non produrre armi, di non portare le armi. A posto delle armi dobbiamo portare libri, attraverso i libri, la cultura, che possiamo portare la democrazia. Possiamo dare aiuto, sostegno, aiuto economico a quei paesi meno sviluppati e farli crescere. Così che possiamo risolvere anche questo problema. Oggi credo che l'immigrazione è diventata proprio un business economico a livello mondiale. Quindi io spesso dico, per quale motivo che noi dobbiamo produciamo le armi, portare a vendere le armi, fare guerra? Ma invece dobbiamo pensare a centinaia e migliaia di persone che si immigrano, centinaia di persone che sfollate, milioni di persone che sfollate. Oggi parlano solo dei numeri, dicono che 1000 immigrati sono sbarcati, centinaia che abbiamo spostato. Quindi questo è manca proprio l'accordamento proprio della comunità internazionale, che devono prendersi la responsabilità su questo tema di immigrazione. Quindi anche settimana scorsa credo che il Papa proprio è parlata su questo tema di immigrazione, che è stata anche alcune critiche nei confronti del Papa, che il Papa giustamente dice spesso cose bene, cioè non dobbiamo portare le armi, perché dobbiamo andare a distruggere, a sfruttare quei paesi che hanno delle risorse. Poi è ovvio che ci sono tanti tipi di immigrazione, immigrati economici, immigrati che sono costretti a andare perché hanno fame o hanno perso i loro genitori. Certo. Beh, questo libro scritto in effetti è molto bello, è piaciuto un po' a tutti.
proprio per la particolare storia che racconta, in quanto è una storia personale, che è una storia molto particolare perché non tutti capitano di vivere di queste esperienze. E abbiamo notato che lei ha raccontato la storia fino al momento in cui arriva a Roma, e poco più, ma non si dilunga più di tanto sulla sua vita che ha intrapreso qui in Italia. Quindi noi vorremmo chiederle se ha intenzione di scrivere altri libri e poi di che cosa si occupa attualmente, dopo la laurea che ha preso in giurisprudenza all'Università della Sapienza di Roma nel 2015, e poi dove alloggia di specifico a Roma. Allora, in futuro io vorrei scrivere un altro libro, sempre un'esperienza che ho vissuto a Roma, esperienza di adolescenza. Il secondo, adesso che io mi occupo, praticamente sto facendo anche specialistica di ultimo anno, sempre in giurisprudenza, legislazione e regolamento del mercato dell'Unione Europea. Poi oggi è stata per prima volta che comunque sono andata a una scuola privata, tecnico professionale, ho iniziato anche a insegnare. Poi per il momento abito a una alloggia dell'università, college dell'università, che viene offerta dalla regione del Lazio di Su. Quindi spero che in futuro riuscirò a finire quest'anno, soprattutto a luglio riuscirò a finire anche questa specialistica di regolamento del mercato dell'Unione Europea. Allora siamo in attesa di leggere il suo nuovo libro, insomma, quando lo scriverà. È stato un piacere intervistarla e speriamo che torni a trovarci, insomma, quando vuoi. Grazie. Per concluderlo vorrei ringraziare proprio questa scuola di Massimiliano Ramadù, poi soprattutto anche questi bellissimi incontri con queste interviste di radio blog fuori classe. Quindi con me porterò un bel ricordo di questo Latino Cisterno, quindi vorrei ringraziare a tutti coloro che hanno organizzato questi incontri con questi studenti, soprattutto i vicepresidente di questa scuola, il professore, tutti coloro che hanno partecipato. Grazie.